Mamma mia, mi stai emozionando, zia Teresa, guarda qua che spettacolo. Dai, spero lo dovrei. Guarda qua, che crema. Metti, metti, metti. Ecco qua, guarda. Mamma mia. No, e qua? che bellissimo. La metto, si è dimenticato una cosa. Il pepe. C'è questo mix d'odori qua che veramente fa paura. Adesso sì. Zia Teresa, come si dice dalle parti nostre? Favorito, capo consulato. È consulato, guardate qua. Zia Teresa, allora io sono entrato qua da te e ho visto questa bella pentola, che poi ho visto che vi hanno fatto pure il regalo. Sì. Ho detto non potevo. Visto che bel regalo che mi hanno fatto. Sono bellissima, quanto pesa, fate palestra. Quindi ho detto non potevo non provare una bella pasta come si deve con zia Teresa a farla qua. Ho fatto in questi giorni parecchie cose. Per esempio, pasta e faccio la pasta e pasta. Oggi che voglio fare? Con te zia Teresa voglio fare pasta e lenticchie. Ok. Però pancetta, cotenna, proprio carica carica, insogna, sì, olio no. Ah, va bene. Vietato. Va bene. Perché qua si deve fare come si deve. Ok, e poi o si fa o non si fa proprio. Assaggiamo insieme. Sì. Io inizio a farmi il taglio delle verdure. Quindi facciamo un bel soffritto con carote, sedano, cipolle, eccetera. Le tagliamo a tocchettini. Se tu intanto ti vuoi fare questo qua, zia Teresa, la facciamo il più fine possibile. Un taglio bello fine fine. La cotenna non la buttiamo, no, che no, sacra. Sì. Quindi dalla pancetta ricaviamo sia la carne che la cotenna. Quindi facciamo due in uno. Sì. Io mi sto affettando anche il sedano che faccio piccolo piccolo. E io sto tagliando la pancetta, vedi? Perfetto. Poi qua, zia Teresa, qua tu mi hai insegnato non si butta niente, quindi mettiamo anche le foglie, niente, pure niente, le foglie. Basta che si fanno belle piccole piccole piccole, tipo il prezzemolo, guarda. Perfetto, zia Teresa, cipolla. Sì. Che io faccio cubettini. Quindi abbiamo fatto tagli superiori e tagli centrali, così quando io vado a tagliare viene tutto piccolino, già cubettato. E tutto da imbarare. Guardate qua, già affettato. Che odore. Questo qua si stappa pure i migliori nasi a tappare. È vero, vero. Dentro al soffritto e ci mettiamo anche, guardate a me, zia Teresa, tu che dici? Un cucchiaino? Un cucchiaino di insugna. Un bel cucchiaino di insugna. La crema, la Nutella di zia Teresa. Quella che abbiamo fatto. Ma zia Teresa, questa qua sul pane. Che tu dica a fare? Che ti direi? Che dico? Andiamo sul fuoco. Ok. Zia Teresa, che cos'è? Dobbiamo mettere su crema. Questo si mette, no, si mette sotto. Ok. Ecco. Ci vedi? Sì, sì. È come fosse. Ovviamente queste qui ci mettono sempre un po' di tempo a riscaldare. Sì, perché sì, ci vuole molto tempo. Però dopo. Quando prende il calore. Gigi! Qui, zia Teresa. Tengo un regalo per te, metto questo. Prego, scusate. Questa è la cosa migliore. Che poi dopo lo togliamo, ovviamente. Sì, però la taglio sapore. Sì, sì, guardate qua, mamma mia. Sento un profumo. Zia Teresa, guarda là che ho fatto. E fatti il brodino, ho visto. Sì, zucchini, l'ho fatto proprio come lo cipolle, facciamo al ristorante. Come lo facciamo al ristorante. Senza fare troppe acqua. Manca che bolle, tanto appena prende il bollore si insaporisce. Zucchine, pomodori, sedano, quello che avete, tutto il misto. Tutte vedute. Io direi che qua possiamo raggiungere la pancetta che ti sei tagliata. Sì. Da qua mi mangia tutto, il saporito. Sua maestà se ne va. Prego, continuiamo qua. Mamma mia, che profumo, ragazzi, che roba. È il momento delle lenticchie. Lenticchie, le facciamo un po' soffriggere e poi aggiungiamo l'acqua. Mamma mia. Lasciamo prima assaporare. Sì, 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 sì. Se ci volete il peperoncino, un po' lo mettete quello secco, se no. No, io metto il pepo. Perciò non ci ho messo niente, già sapevo. Allora, qui c'è da dire che molti lo mettono, molti non lo mettono. A noi piace, lo mettiamo. Se vedete, sì, ti piace, di pomodoro, sì. Un po' di colore. Ma più metti, più lo trovi. Esatto. Eh sì. Mettere un po' di colore. Mi raccomando, preparate anche questa delizia. E fateci sapere. Esatto. Zia Teresa, l'ora del brodo, vediamo, mettiamogli un po' d'acqua, un po' di fondo. Ecco, guarda l'odore stamattina, io adoro questo. Zia Teresa, sapevo che era una scelta vincente. Che pasta? E curallino. Certo. O curallino o spaghetti spezzati. Anche. Noi mangiamo curallino. Ma quel pomodorino ha fatto la differenza, Zia Teresa, okay. Ma dopo vediamo il sale. Deve risottare. Quindi andiamo a una cottura lenta. Secondo me qua ci arregliamo. Ovviamente usiamo il colino. Sì, così mettere la roba dentro, sì. Esatto. Avete visto? Girate, sì. Se no si attacca. Sì. Anche se con l'anzugna di zia Teresa.
Mamma mia, mi stai emozionando, zia Teresa, guarda qua che spettacolo. Guarda qua. Guarda qua, che crema, guarda qua. Ecco qua, metti. Ecco qua, guarda, mamma mia. No, e qua? Che bellissimo. La metto, zia Teresa, se ti lascio una cosa. Il pepe. Il sorriso mio, ecco qua. E fammi sorridere, zia Teresa. Ritornate il mio sorriso. Fammi sorridere. C'è questo mix di odori qua che veramente fa paura. Adesso sì. Zia Teresa, come si dice dalle parti nostre? Favorite, capo consulato. È consulato, guardate qua. Guardate qua che spettacolo. Bellissima.